Buongiorno ragazze, bentornate sul canale. In questo nuovo video andiamo a recensire insieme e a provare insieme soprattutto i nuovi liquid highlighter di Makeup Revolution. Io ho presi due colori, in realtà i totali usciti credo siano 6 o 7. Ho preso Unicorn Elixir e Liquid Luminous Gold. Vi lascio direttamente al video e vediamo insieme come sono. Questi allora sono i due illuminanti. Questo è Unicorn Elixir che dal fondo è un illuminante bianco con dei micro glitter viola, fucsia, rosa, eccetera. Questo invece è il Liquid Luminous Gold, che è praticamente un illuminante dorato. Io ho avuto modo di swatchare solo questo e di provare un attimino sulla guancia questo. Ora andiamo insieme a vedere un attimino come si comporta. Ora vi faccio innanzitutto vedere gli swatch sulla mano. Ok, abbiamo qui Unicorn Elixir, che è in realtà molto trasparente, però poi quando lo mettete ha comunque questo micro riflesso violastro. Questo invece è Luminous Gold, che è un bellissimo illuminante dorato, perfetto per chi si è abbronzato. Come vi continuo a ripetere in tutti i video, io l'abbronzatura non l'ho vista nemmeno in cartolina. Ok, questi sono i due swatch. Sono andata sul sito di Tam Beauty per leggervi quello che dicono di questi illuminanti. A magical and beautiful reflective iridescent lilac liquid highlighter drops with a variety of uses. Quindi un magico e stupendo illuminante liquido iridescente con diversi usi. Our concentrated, highly pigmented highlighter is a must-have for all lovers of glow. Can be used alone as liquid highlighter, simply applied to the high points of the face and blend with a synthetic brush sponge for dimension and glow. Quindi può essere utilizzato da solo, quindi come illuminante liquido dove mettete normalmente l'illuminante in polvere, quindi sulle guance, se volete, sull'arco di Cupido e sul ponte del naso. Oppure può essere mescolato all'interno del fondotinta per un finish più luminoso e dewy. Inoltre può essere utilizzato, mescolato nel body lotion per un glow su tutto il corpo, oppure si può utilizzare da solo per la vostra skincare di ogni giorno. Ora, non ho capito se si può utilizzare su tutto il viso come siero o solo su come illuminante a pelle nuda. Ho letto bene che la gamma dei liquid highlighter prevede 7 tonalità di oro, mentre Unicorn Elixir è stata fatta a parte, infatti non ha il liquid all'inizio, ma è semplicemente Unicorn Elixir. Ora andiamo insieme a vedere come si applicano. Sul sito di Tam Beauty, dove io li ho acquistati, dice di sfumarli o con una beauty blender o con un pennello. Quando io ho applicato questo, l'ho sfumato semplicemente con le dita. Ora facciamo una volta uno e una volta un altro. Vado a mettere su questa guancia Unicorn Elixir e su questa Luminous Gold. Questo è essenzialmente il contagocce. Unicorn Elixir ha una texture più cremosa e meno liquida rispetto al Liquid Luminous Gold, è molto più pastosa, molto più jelly, molto più gelatinosa, mentre il Luminous Gold è molto 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 più liquida rispetto a questo. Ne metto un paio di gocce, non le faccio proprio uscire dal contagocce perché quando lo alzate il contagocce ve ne esce già parecchio, e ora col dito vado semplicemente a tamponare in modo da ottenere una bella sfumatura. Ora ho il contrasto a palla, spero si veda un minimo. Qui ho Unicorn Elixir, che è fantastico perché ha questo riflesso viola che è fenomenale, soprattutto se amate questi illuminanti un po' così. Scusate, ma il trucco mi sta dando un fastidio che voi non immaginate. È molto molto chiaro perché, come avete visto anche dal tubo, ha una base bianca, quindi va bene per le pelli da chiarissime a chiare a medie. Troppo scure, secondo me, risulta davvero davvero troppo
troppo chiaro, anche se la base bianca non viene fuori, ma viene fuori soltanto questo viola pearlescente che è fenomenale. Ora andiamo a mettere insieme il Luminous Gold e andiamo a farlo con una spugnetta, cosa che non ho mai fatto, né con Unicorn Elixir né con Luminous Gold. Wow, mi sento Serse quando esce dal fiume in 300. Ok, con la spugnetta parecchio selo su. C'ha la spugnetta. Sulla guancia ne rimane proprio poco, 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 poco. Io ne ho messo abbastanza, ma sulla guancia ne resta pochissimo. Soprattutto con la spugnetta non si sfuma così bene come vorrei. Ne rimetto un altro po' e proviamo a sfumarne un altro po'. No, ok, guardate, l'ho sfumato con la spugnetta, ma off camera, cioè in camera, voi vedete tutte le strisce dell'applicazione del prodotto con il contagocce, cosa che non si nota invece con Unicorn Elixir che ho sfumato con le dita. Su di me, a quanto pare, da come vedo in camera, Luminous Gold è abbastanza scuro, però è un colore molto bello, è davvero riflessante, riflettente, come il diavolo si dice. Ma è un colore unico. Non mi piace sfumato con la spugnetta. Non so perché abbiamo detto di farlo, ma sfumato con la spugnetta non viene affatto bene. La maggior parte ve lo ciuccia la spugnetta, quindi ne ottenete davvero poco. Ora proviamo invece a provare a sfumarli con un pennello. Proviamo questo. Voglio provare a farlo con Unicorn Elixir. Provo a metterne un minimo. Dove l'ho applicato prima? Ok, sfumato con il pennello fa uno strano effetto, cioè voi mi avete visto fare questa storia 3 o 4 volte, perché se mi giro quasi perfettamente di profilo, verso lo specchio che ho qui davanti, quindi l'illuminante è colpito dalla luce, vedo questa stupenda striscia di illuminante viola. Se mi giro un po' più di qua, noto che qua al centro è praticamente vuoto ed è il punto dove l'ho sfumato col pennello, che è proprio questa striscia che vedo in questa posizione. Una striscia qui sotto e una striscia qui sopra, ma qui al centro non si nota praticamente nulla. Quindi non ne capisco il funzionamento, cioè io l'ho sfumato col pennello, sul pennello non c'è, il pennello è pulito, cioè lo sto controllando, ci sono giusto qualche pezzettino di glitter, ma sulla faccia c'ho questa striscia bianca al centro che si nota anche in fotocamera, non lo so. Proviamo a metterne un minimo sull'arco di Cupido, provo a farlo con Luminous Gold. Ora sul mento ho già un po' di illuminante in polvere perché prima ho fatto un video. Ok, Luminous Gold è molto meglio sfumato con il pennello di Unicorn Elixir, però porca troia, sono di rame. Ok, col pennello, mamma mia, esco proprio scuro per me questo colore. Sono davvero di rame. Col pennello, guardate un attimino che di colorone ottengo, sono rame, non si vede tantissimo dal vivo, perché dal vivo sembra essere molto più un colore per me, eh sì, scuro, però sembra essere più un colore fatto per me. In fotocamera, almeno qui sotto, sono rame e non riesco a capire del perché, sono strani.
Si sono già asciutti sulla pelle, quindi si asciugano molto velocemente. Vi consiglio quindi di non stare lì a cincischiare a pensare, oddio, come uno sfumo. Sfumatelo subito. Non vi trovate un pennello a portata di mano, sfumatelo con le dita perché si settano immediatamente. Cioè, se guardate, sulla mano è già settato e non si sposta di un minimo. Vedete, giusto un pochino di sheen, cioè di brillante, però non si spostano di una cicca, rimangono belli fissi. Ho notato, sì, l'ho noto soprattutto con Unicorn Elixir, che è un po' più pesante, che una volta asciutto vi sentite appiccicose sulla pelle. Si sente proprio questa sensazione di appiccicoso, come se vi fosse passata la colla stick sulla faccia e l'aveste lasciata lì. La sensazione con Unicorn Elixir è la stessa, e se passate la mano sentite che è abbastanza sticky. Per quanto riguarda Luminous Gold, una volta asciutto e settato, non sentite questa strana sensazione di appiccicoso. Ora, facciamo una prova a fondotinta. Io sono già truccata perché ripeto, ho già fatto un video. Però proviamo un attimino a mescolare Luminous Gold, che è quello che mi sembra un minimo un po' più mixabile con un fondotinta, con il Genius Featherlight Foundation. Questa è nella colorazione Buff. Ok. Vado a prendere un po' di fondotinta col pennello di prima e lo applico al... Dove? Provo ad applicarlo qui che ho un po' di blu. Ora, sarà che il fondotinta non è il migliore. Proviamo a applicarlo al centro della fronte se si vede qualcosa di più. Ok, mescolato al fondo, non vedo la differenza. L'unica differenza che forse noto è che leggerissimamente, ma proprio leggerissimo, l'ha scurito. È un fondotinta molto chiaro. Purtroppo io non compro quasi mai fondotinta online, cioè praticamente mai, perché non riesco mai ad azzeccarne il colore, perché o è troppo chiaro o non è del mio esatto colore, perché sì, sono chiara, però non così bianca come questo. Questo è illuminante, l'ha leggermente scurito e l'ha reso strano. Già questo fondotinta è strano, non è che mi faccia proprio impazzire, però non lo so. Non vedo differenza con l'illuminante mescolato al fondotinta, detto proprio sinceramente. Però ovviamente, scusate, c'era il film di sottofondo, non me ne ero accorta. Comunque, non vedo migliorie nel mio fondotinta. Non vedo illumi. Luminosità nel mio fondotinta, vedo solo che è chiaro come sempre. Forse, ripeto, l'illuminante l'ha leggermente scurito perché questo è un po' scuro. Comunque, impressioni finali da soli mi piacciono. Ora, preferisco di più Unicorn Elixir, non, a parte per il colore perché è strafigo, mi sento proprio sirena unicorno con questo, ma perché sfumato bene, applicato bene, è un ottimo illuminante. Con i trucchi sull'azzurro, sul viola, questi colori così sta molto molto bene. L'ho fatto proprio domenica con un trucco completamente azzurro ed ero una sirena praticamente. Mi piace molto di più, anche se non sopporto quella sensazione di appiccico che lascia sulla pelle, cosa che ancora c'era nonostante l'illuminante si sia settato perfettamente.
Liquid Luminous Gold. Secondo me ne ho preso troppo scuro per me, però mi piaceva molto il colore. In realtà, guardato così non è affatto male, però se io poi mi giro e mi guardo dritta davanti a me, col fatto che l'ho sfumato con la spugnetta, noto i vari segni di dove l'avevo applicato prima. Ora, secondo me ne va applicato molto, almeno sulle pelli chiare ne va applicato poco, perché come vedete da qua sotto vi ritrovate rame, ripeto, sembrate Xerxes uscite dal fiume, anche se lui era dorato, però più o meno l'effetto è quello. Però è un ottimo illuminante, è molto liquido, è davvero un'ottima consistenza. Con le dita si sfuma abbastanza facilmente. Io ho provato a sfumarlo sul retro della mano e si sfuma molto facilmente. Con la spugnetta entrambi si sfumano malissimo, avete visto come lasciava le chiazze proprio nel punto dove l'avevo applicato, nonostante io l'avessi ben tamponato con la spugnetta e sfumato per bene. Lo stesso Unicorn Elixir, sfumato col pennello, vedete da voi in fotocamera che qui c'è una striscia che sembra essere nuda, però se io in realtà mi giro voi vedete che c'è l'illuminante, la striscia nuda di dove io l'ho applicato e sfumato col pennello. Quindi secondo me l'unico modo migliore per applicarli entrambi è tamponarli con le dita, metterne poco per volta, essere veloci nel tamponarli bene e lasciarli asciugare. Secondo me questa è l'arma migliore per poterli sfumare. Ora, un po' di parti tecniche. All'interno di ogni tubo trovate ben, se lo trovo, aspettate, ben 8 ml di, scusate. All'interno di ogni tubetto trovate ben 18 ml di prodotto, che sono precisamente 0,61 fluid ounces. Dalla data di apertura vale 12 mesi e il prezzo è di circa 8,40 euro. Dove trovarli? Ora, io li ho presi sul sito di tanbeauty.com, che è uno dei rivenditori ufficiali di Makeup Revolution. In questo momento penso troviate solo su quel sito, perché sono usciti in esclusiva solo lì. Ad ottobre usciranno, credo, in tutti gli altri store. Sul post ufficiale che Makeup Revolution ha fatto per il lancio di questi c'è scritto che ad ottobre avrebbero debuttato sul sito di ulta.com. Non so precisamente quando potranno arrivare sul sito di MakeupRevolution.it, che ne so, Machillalia o comunque su vari rivenditori Makeup Revolution, ma se volete prenderli li trovate adesso disponibili su TanBeauty al prezzo di 8,40 euro. Le spedizioni del sito sono un po' alte, sono circa 6 euro di spese di spedizione e vi arrivano dall'Inghilterra, ma i miei in realtà ci hanno messo pochissimo ad arrivare, non mi aspettavo arrivassero così velocemente, credo in 4-5 giorni mi siano arrivati. Io mi aspettavo che ci mettessero settimane e settimane, come di solito accade per le spedizioni dall'Inghilterra, ma in realtà sono arrivati molto velocemente. Consigliati? Ni, cioè, se volete un colore figo per una festa, per un illuminante figo, prendete Unicorn Elixir perché è molto molto bello. Io lo adoro, cioè io mi investirei la faccia solo con questo. Se volete invece un illuminante un po' più dal tono un po' più smorzato, andate sui vari Luminous Gold. C'è questo, c'è Rose Gold, ci sono tutti i vari oro, appunto, disponibili in 7 tonalità. Io penso di prenderne sicuramente almeno un'altra che sia leggermente più chiara di questa, ma anche questa è molto bella, è davvero molto leggero, anche se ho messo 1 chilo da poter sfumare con la Beauty Blender. Notate però che è molto molto leggero. Se prendete Liquid Luminous Gold e siete chiari come me, mettetene davvero poco perché è scuro. Cioè, notate di qua comunque che è abbastanza presente lo scuro appunto dell'illuminante. Notate anche sotto il mento che c'è, si vede parecchio. Quindi mettetene al massimo una goccia piena e sfumate. Se vedete che è ancora poco presente, magari intensificate. Con Liquid Luminous Gold non andate troppo pesanti, soprattutto se siete chiare come me. Secondo me sono un ni. A me sta piacendo moltissimo Unicorn Elixir e ve lo straconsiglio se vi piacciono questi colori belli forti, belli intensi. Altrimenti, se volete qualcosa di un po' più normale, andate su tutta la linea dei Luminous. Ragazze, questo era tutto. Io spero che questo video vi sia stato utilissimo. Spero che questa mini review
diciamo, prime impressioni vi sia stata utile. Io vi mando un bacio enorme, vi invito a seguirmi sui miei social che sono linkati qua sotto, che sono Instagram, Facebook e Snapchat. E trovate qui sotto anche il link del mio blog dove troverete a tempo debito gli swatch di questi illuminanti, ma trovate le review di tutti i vari prodotti che utilizzo nei miei tutorial. Vi mando un bacio enorme e ovviamente non dimenticate di iscrivervi sul canale. Un bacione, ciao!